Era il 2003 quando anche Telechiara ha partecipato attivamente al Forum dei Giovani di Jesolo, uno dei grandi appuntamenti giovanili organizzati dalla Regione Veneto, dove si parlava della modifica alla legge regionale dei giovani, la prima nata in Italia proprio in Veneto nel 1988. Ora quella legge, 20 anni dopo, è arrivata alla sua conclusione lo scorso 14 novembre, dopo essere passata in Consiglio regionale e frutto di una consultazione 360 gradi con i giovani del Veneto dai 15 ai 30 anni. E per festeggiare questo evento, la Regione ha voluto anche premiare tutti quei progetti che hanno partecipato al bando 2008 GPS, Giovani Produttori di Significati, circa 202 tra progetti junior, progetti che hanno coinvolto gli enti pubblici o quelli collegati alle associazioni, dal quale ora potranno prendere avvio progetti specifici pilota in ambito regionale. Quindi possono mettere a frutto la creatività, le loro idee, non da soli ma insieme agli altri, quindi creando anche nuove associazioni, mettendo in cantiere anche idee innovative che possono anche sfociare in idee imprenditoriali. Infatti comunque il nostro interesse è trovare proprio quei ragazzi che hanno voglia e sono attivi proprio di loro e per poter creare soprattutto la parte intellettuale di questo forum, cioè lo statuto, come dovrà funzionare. Poi ovviamente sappiamo già che la maggioranza dei giovani parteciperà soprattutto quando si concretizzerà con dei progetti. I giovani vogliono tutto e nulla forse. E in realtà chiedono chiaramente che molti spazi che sembrano così inutilizzati possano venire, diciamo, utilizzati per magari manifestazioni o per l'utilizzo, ad esempio, semplicemente di gruppi musicali per farli suonare oppure con la creazione di sale prove. Nella legge si istituisce un comitato regionale per le politiche giovanili composto da tutti gli assessori del Veneto competenti in materia, ma anche un forum regionale dei giovani con potere consultivo a supporto tecnico e operativo della giunta regionale. Si dà vita ad una ricognizione delle associazioni giovanili attive in Veneto per arrivare ad istituire un albo vero e proprio. E naturalmente con la legge si predispongono tutti quegli strumenti finanziari, morali e amministrativi perché le politiche giovanili e i progetti per i giovani divengano effettivamente realtà.